Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno? Vi faccio vedere cosa mangio e iniziamo dalla mia colazione. Ecco qua il mio tè di oggi, che è questo tè verde di Twinings che metto subito in infusione. E poi ho bevuto già il mio Yakult, il probiotico, questo qua è quello light. Mi piace, lo sto bevendo quasi tutte le mattine quando mi ricordo di berlo o di comprarlo. E questo è un cupcake che ho fatto io, Red Velvet, e la ricetta la trovate qua, sul canale perché è la stessa della torta Red Velvet. E poi mi mangio un po' di frutta e ho l'uva stamattina, l'uva sia bianca che nera, senza semi, e le fragole, le fragolotte qua inglesi. Quindi una bella fragola, comunque adesso me ne mangio almeno 4-5 di fragole, sono piene di vitamina C, fanno veramente tanto bene. Qui ho anche una merendina, un pane al cioccolato, ma non me lo mangio, ero indecisa, però il cupcake è già insomma, una cosa molto sostanziosa. E quindi questa è la mia colazione di oggi, vi saluto e ci vediamo poi per il pranzo. All'ora di pranzo, oggi mangio mozzarella, pomodori, insalata, una specie di caprese, ho condito tutto con un po' di sale, un po' di olio. Qui c'è la focaccia, oddio, c'è la musica sotto, mi sa che qua mi censurano, fatemi abbassare, fatemi togliere la musica, come si fa così. Perché ho messo Spotify e stavo ascoltando Paolo Conte, che mi piace molto, il jazz, vabbè. E quindi mi mangio, allora vi dicevo, questa focaccia alle erbe con il baba ganoush, che io mangio direttamente così perché questo piace solo a me, quindi questo è il mio barattolino di baba ganoush. E il baba ganoush non sono altro che le melanzane affumicate. E con una salsina, insomma, in mezzo ci sono anche c'è il sesamo, insomma, è molto buona. È una salsina medio orientale, buonissima per me sulla focaccia, ma anche sulle bruschette. Quindi, questo è il mio pranzo. Sono un po' abbarbicata oggi davanti qui alla televisione, e va bene perché ho il tavolo impicciato. E qui bevo l'acqua, la mia solita acqua. E niente, questo è il mio pranzo, vi saluto, io mangio, ci vediamo dopo. Eccoci all'ora di cena, ho preparato questa teglia che adesso metto nel forno con queste verdurine, insomma le zucchine, un po' di cipolla, un po' di pomodorini, un po' di peperoni gialli, due polpette di pesce e poi ci sono i peperoni ripieni. Ho fatto due peperoni ripieni con un po' di pane, un po' di olio, un po' di tonno e una ricetta. E i capperi mi piacciono moltissimo così. E adesso mettiamo tutto al forno, li faccio cuocere e poi me li pappo. Mentre le verdurine si cuociono in forno, io faccio un antipastino con questa insalata comprata già pronta. Ed è un'insalata di patate dolci con un po' di panna acida e poi ci sono anche delle rape rosse. È molto gustosa, poi è fresca, freschissima. E poi a me le patate dolci piacciono veramente tanto, sono anche ricche di fibra, fanno bene. L'acqua che bevo è sempre questa, la minerale Evian. E poi il mio pane, questo è il pane preferito, low carb, con i semini, di questa marca Ovis, che è insomma il mio pane preferito. Ci sono anche qua i flatbread di Marmite, ma non me li mangio, mi mangio solo la mia insalatina. E nel mio piatto adesso ci sono tutte queste verdurine e i peperoni che ho fatto appunto arrosto. E vedete il ripieno è così, la pelle del peperone si stacca facilmente, quindi non me la mangio. Mi mangio la polpetta di pesce, che è un merluzzo con un po' di, praticamente di patate in mezzo e delle erbette. E poi appunto le altre verdurine fatte al forno. Questa è la mia cenetta di oggi, io spero che questo video mangereccio vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, scrivetemi un commento, fatemi sapere cosa mangiate in questa calda estate, vi saluto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando se non vi siete iscritti iscrivetevi e lasciate il like, ciao, al prossimo video!